Assessore, qual è il rapporto oggi tra cultura e globalizzazione, cultura locale? Sì, il tema che abbiamo oggi presentato in circa un'ora, e ringrazio il liceo qui di Clusone, a una classe quinta, è proprio questo confronto costante che c'è tutti i giorni, perché non c'è una risposta definitiva, ma è il confronto stesso che arricchisce e che ci continua a far riattualizzare il tema della cultura locale e il confronto con la globalizzazione. Una globalizzazione che è imperante, soprattutto nei giovani, dove si cerca sempre di parlare in termini più generali possibili, più generici possibili, e d'altra parte forse la generazione un po' prima o varie realtà che vogliono invece valorizzare la cultura locale, quello che noi diciamo troviamo fuori dalla nostra porta, che non è solo la storia del paese, è un po' la lingua locale, sono certe usanze, certe abitudini, conoscere certi valori del nostro posto. È un discorso che anche noi come amministrazione ci affrontiamo tutti i giorni, se investire più in una direzione o nell'altra. Però voglio dire che, siccome la risposta la diamo un po' ai posteri, diciamo l'ardua sentenza, però gli antropologi, cioè quelli che studiano questo fenomeno sociale attuale, stanno già profilando degli scenari del futuro, dove la globalizzazione, appunto perché è generica, perché è molto annacquata, perché deve parlare una stessa lingua e stessi temi a tutti, alla fine l'individuo non dà delle risposte sufficienti e soddisfacenti alle nostre esigenze di intrattenimento, di divertimento, di risposta alla nostra personalità. E quindi si parla di un futuro delle piccole patrie. Quelle culture locali che hanno in sé anche però degli interessi che vanno universali sopravviveranno a questa tempesta della globalizzazione, che è anche positiva, e alla fine quelli che in questo frangente invece cancellano, ripudiano, rigettano la propria cultura locale forse la perderanno per sempre. Chi invece la sa valorizzare, vediamo anche certe destinazioni turistiche molto caratteristiche, sono molto gettonate, molto interessanti, ecco, probabilmente faranno fare un salto di interesse, di qualità alla propria cultura locale, ma sopravviveranno, cioè andrà avanti, non ci sarà la globalizzazione omogenea, definitiva. Ci saranno, alcuni prevedono questo futuro delle piccole patrie. Devo dire che si è un po' al giro di boa, diciamo che adesso il parlare del nostro patrimonio culturale, artistico, tradizionale, linguistico, incomincia ad avere un interesse anche da quell'ambiente accademico e anche della scuola, che fino a proprio poco tempo fa lo rigettava e diventava quasi una sterile polemica tra, o se non politica, tra il piccolo paesino che a tutti i costi voleva valorizzare una cosa e nessun altro che ricepiva questo. Ora c'è un interesse, sta a noi amministratori, alla gente e a chi si mette in campo usare con intelligenza, con senso di modernità, quello che è caratteristico nostro, cercare di scegliere quello che ha dei contenuti di interesse, ripeto, universale ma caratteristico e portarlo fuori, ripeto, in maniera brillante.